Ciao a tutti, sono Nessi, sono qui con un nuovissimo video e stavolta vi faccio vedere i miei acquisti del Romix e poi vi parlerò un po' del Romix e com'è stato. Prima di iniziare con questi acquisti che vedete qui, vi faccio vedere il primo, che è il più bello secondo me, che è quello che mi è piaciuto di più tra l'altro, che è questo qua. È un cuscino fantastico di Harry Potter. C'è il simbolo dei doni della morte e è tutto nero, molto morbido, fatto benissimo, con tutto questo stile Rainbow Galaxy che mi piace tantissimo e niente, questo lo adoro. Dietro è nero semplice e ha la zip qui sotto e è veramente stupendo. Questo l'ho pagato forse leggerissimamente troppo, 12 euro, però è veramente molto bello e fatto benissimo, quindi sono super contenta dell'acquisto. Poi questa emoji che diciamo era in delle bag a sorpresa, però le ho già aperte con la mia amica perché era curiosa, quindi le ho aperte, se no l'avrei aperta con voi. C'era questa e c'erano altre cose che vi farò vedere, e questa è un emoji a peluche. Poi alcune cose le ho regalate a lei, quindi non potete vederle, però vabbè. E è fantastica, è veramente grande, come vedete. E praticamente io ho sempre voluto un peluche di un emoji, però non mi sono mai convinta a comprarli, e quindi niente, l'ho trovato in questa Mystery Bag, quindi sono contenta perché mi piace tantissimo. Poi questa emoji mi sa tanto carina. Quindi c'è questo che è fantastico. E poi c'è una piccola mini emoji a portachiavi, che è pure questo molto molto carino, che fa la linguaccia. Questo me l'ha regalato lei. Se volete, se vi può interessare, magari ve la metto in un futuro giveaway. Fatemelo sapere se vi può piacere. Comunque niente, è molto carina e a peluche. È super carina. Poi sempre in più ho comprato, allora, vabbè, questi me l'hanno dati sempre in più comunque. Comunque c'è questo braccialetto che in realtà è un tipo un elastico per capelli. Non li ho mai usati così, però sembra molto carino e poi è viola. Questo è uno sticker e questi sono altri sticker che penso utilizzerò per le creazioni. Sono davvero molto carini, ci sono tutte le emoji di Facebook e di WhatsApp e sono lucidi, sono veramente molto molto carini. E adesso vi faccio vedere le cose più nello specifico, quelle un po' più carine. Allora, partiamo col farvi vedere due collane. Allora, abbiamo questa qua, che stava sempre in una mystery bag, che è di Harry Potter. Eccola qui. E io non ce l'avevo. La mia amica ha trovato quella con il simbolo dei doni della morte. Io ho trovato questa qua. È molto carina, questa sicuramente la userò. Anche la collana è fatta molto bene, è rigida così. E c'è appunto, c'è diciamo il simbolo di tutte e quattro le case di Harry Potter e è veramente fantastica. Questa sicuramente la uso, mi piace veramente tantissimo. Sono quelle fatte col vetrino davanti. È veramente molto carina, mi piace un sacco. Poi c'è un'altra collana che è questa. Alla fine volevo prendere qualcosa di Pokémon Go. Ho preso quindi questa qua, che è il team dove sono io, con Articuno, è veramente fatta benissimo, è in metallo e è dipinta di blu. C'erano ovviamente tutti e tre i simboli e io ho preso questa. Poi fatemi sapere in che team siete voi. Io sono in questo team qua, team saggezza, e è veramente fantastica, mi piace tantissimo. Poi ho trovato una cosa che cercavo tantissimo, l'ho cercata per tutta la fiera e sono riuscita a trovarla, che è questa. Allora, chi segue, chi è nel gruppo Facebook, saprà che ho postato una foto con i nuovi personaggi di Harry Potter della Funko, che sono i Keyring, quelli praticamente quelli morbidi, diciamo. Ora ve lo faccio vedere. E sono di Harry Potter, sono della serie Chibi, quindi Kawaii. E niente, c'era tutta la collezione lì, sono riuscita a trovarla e ho preso appunto Hermione sulla scopa con la bacchetta, eccola qua. E mi piaceva tantissimo, la volevo un sacco, infatti l'ho cercata per tutta la fiera. Allora, non vi ho detto i prezzi, questo qua l'ho pagata sui 5 euro, questa un po' troppo, però la volevo tanto, quindi alla fine l'ho presa lo stesso. Questa costava 15, che è tanto, però vabbè, alla fine se pensate che in Italia non ci sono e che se dovete ordinare una blind bag non sapete quale vi capita e che se la ordinate costa minimo 10 euro più spedizioni, alla fine va bene, nel senso una l'ho presa e sono contenta, mi piace tantissimo. Ce n'erano anche di più piccoli, però costavano 12, a quel punto ho preso questa che era più grande. Poi ho
Ho preso tre cose che apriremo in un altro video, che sono tre blind bag, blind box, come volete chiamarle, che sono allora due di queste, che sono ovviamente di Batman vs Superman, le ho viste e dovevo assolutamente prenderle, una è per me e una è per il mio ragazzo, e sono questi qua, cioè ci sono diversi personaggi, ora non so tutti quelli che vi possono capitare, però sicuramente tra quelli ci possono essere anche loro, e ovviamente vorrei tantissimo Aquaman, Batman e Wonder Woman soprattutto, però vabbè anche Superman va bene, comunque mi piacciono soprattutto loro, però visto ci sono anche altri personaggi tipo mi pare anche Lois se non sbaglio, beh comunque ci sono anche altri personaggi e quindi li apriremo in un altro video e ci sono questi e un'altra che apriremo in un altro video e che sono super contenta è questo, è una delle nuove serie insomma di Sailor Moon Crystal. E sono dei portachiavi trasparenti fatti in plastica di loro 5, una di loro 5, insomma. Quindi scopriremo insieme quale troviamo. Sono molto, molto, molto carini e li apriremo insieme nello stesso video in cui aprirò anche questi. Oggi invece apriremo queste che sono le Force of Will. Allora, me l'hanno data in questa bustina carinissima che terrò perché è molto bella. Come sapete a me piacciono un sacco le Force of Will, è un po' che non le colleziono più, però quando vado a Romix di solito ne prendo sempre qualche pacchetto. E poi mi hanno dato questa promo stupenda di Alice nel Paese delle Meraviglie, in cui c'è scritto Happy New Year e appunto c'è lei con le orecchie da coniglio, è veramente stupenda e olografica e quindi questa già vale, è stupenda veramente, mi piace un sacco. E poi ci sono queste tre nuove espansioni. Che sono questa qua, che è allora il ritorno del drago imperatore, che è questa. Poi c'è questa, eredità perduta, che sembra, lei mi sembra un po' Cappuccetto Rosso se non sbaglio. Poi ci sono queste, che è la maledizione della bara di ghiaccio. Allora, queste qui praticamente, chi non conosce il gioco, l'ho già sentito diverse volte sul canale. Sono delle carte in cui ci sono anche personaggi delle fiabe e sono tutte in stile manga. Sono davvero stupendi, come avete visto, gli artwork sono fantastici. Questa infatti è Alice ed è stupenda. Quindi ora direi di andare ad aprirle. Prima però vi dico due parole del Romix e com'è stato. Allora, innanzitutto mi sono divertita tantissimo. Ero io più un'altra mia amica e un altro mio amico e ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo visto un sacco di gente, alcune persone che conoscevo e parecchi ci hanno fermato per fare foto, eccetera. Eravamo vestiti a tema Harry Potter, io ero Luna, come sapevate, e poi magari vi metto una foto su Instagram. E poi abbiamo fatto anche, ovviamente abbiamo girato per gli stand, eccetera, e poi abbiamo fatto il raduno di Harry Potter e è stato veramente super divertente. Abbiamo fatto anche la sfilata. E è stata veramente molto divertente. C'erano un sacco di personaggi fatti benissimo, cosplay stupendi, tantissime persone, veramente saranno state tipo 10.000 o più persone. E niente, è stato veramente molto, molto divertente. Sicuramente uno dei Romix più divertenti a cui sono andata negli ultimi anni. Un pochino caro forse, hanno introdotto quest'anno la cosa che se non sei in cosplay paghi 12 euro, invece prima era 8 o 10, quindi l'hanno alzato, invece in cosplay 5 euro, però fanno la selezione dei cosplay, nel senso che se il cosplay che tu porti non è conosciuto o non glielo sai dimostrare, oppure anche se è conosciuto ma non è fatto nel modo in cui lo vogliono loro, per esempio il mio amico non portava il mantello, però faceva Harry Potter non ha sempre il mantello della divisa, insomma, sta anche in maglione, cioè non ne hanno fatto la riduzione e questo non ci è piaciuto molto. Però vabbè, per il resto ci siamo divertiti molto, su questo non c'è dubbio. E niente, quindi è stato molto bello e niente, ve lo consiglio, insomma, come evento se prossimamente volete andare, c'è di nuovo a ottobre e poi di nuovo ad aprile. Ora passiamo all'apertura di queste e poi per la prossima puntata apriremo le altre blind bag. Allora, inizierei da questa. E vediamo un po' che carte riusciamo a trovare. Ora taglio le bustine perché non voglio rovinarle. Allora, faccio un po' una selezione magari di qualche carta che posso far vedere o meno in video e vediamo insomma le altre. Allora abbiamo questa che è molto carino. Questo qua che è tipo è la lepre marzolina di Harry Potter, vabbè, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quella che sta col cappellaio matto. Poi c'è questa.
questa qua, pietra di fuoco. Questa è molto bella. Sembra un po' Yu-Gi-Oh! Non so, mi dà quell'idea. Poi c'è questa. Bella, questa è olografica, come vedete. Questa è molto bella. E poi c'è questa, sempre olografica. Molto bella anche questa. Andiamo al prossimo pacchetto. Andiamo con questo e già questa è stupenda, veramente un artwork fantastico. Poi c'è questa pure molto molto bello. Questa mi piace molto il contrasto tra blu e rosso, veramente bello. Che è il Jack mi sembra, il piantatore di fagioli. Pietra oscurità. Questa che carina. Sembra un po' Hansel e Gretel, mi fanno pensare un po' a quello. Abbiamo questa. Questa è veramente bella, è un'olografica. Poi c'è questa. E andiamo all'ultimo. Ok, andiamo con questo. Abbiamo queste. Questa è molto molto carina, bella. Anche questa stupenda, veramente mi piacciono un sacco questi artwork. Questa è un'altra pietra. Oh, che carina! Con i cerbiatti. C'è questa. Questa pure è molto carina. Questa che è carinissima e è un'olografica. E questa è quella che stava sul pacchetto, se non sbaglio, di prima però. Credo fosse lei, forse è Cappuccetto Rosso, non lo so. Carina comunque. E l'ultima è questa che è un bel drago. Molto carina, un draghetto piccolo. Belle. Ok, quindi le mie preferite sono ovviamente la promo, poi questa, il drago e queste qua sono le mie preferite. E niente, quindi spero che il video vi sia piaciuto, che vi siano piaciuti i miei acquisti, restate sintonizzati per l'apertura delle prossime blind bag. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, io adoro tutto tantissimo, sono super contenta di aver trovato Ermione sulla scopa che mi piaceva tantissimo. E passate poi su Instagram a vedere se ho postato insomma la foto insomma in cui stavo in cosplay. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale se vi va. Lasciatemi un cuoricino qui sotto nei commenti che lo apprezzo sempre. E ci vediamo in un prossimo video. Partecipate al giveaway ovviamente che è sempre aperto. Ciao ciao!